Entriamo infatti nella dimensione tu sei qui per noi. La presenza smette di essere un fattore privato per diventare un fattore comunitario. Sentiremo dalla viva voce di Isabella una testimonianza proprio su questo tema. Tu sei qui per noi. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, innanzitutto ben arrivati, vi accogliamo proprio a braccia aperte. Come ha detto Michele, io sono Isabella e parlerò del noi, il noi inteso come non da sola, ma sempre con qualcuno che divide me con me le mie esperienze, che vive con me, che vive dentro di me e che tutto questo porta frutti, perché è questa la meraviglia assoluta dell'avere incontrato il Signore. Dunque, oltre al nome, vi faccio presente chi sono. Io sono una moglie da 50 anni, conosco questo mio marito, siamo sposati da 43 anni, per 7 anni ci è servito conoscerci, per formare poi una famiglia, una vera famiglia, la famiglia con la F maiuscola proprio. E con questa bellezza di questa favola iniziata tanti anni fa siamo andati avanti, vivendo proprio una meravigliosa favola, arricchita da tantissime gioie. Il Signore ci ha dato gioie vere, tangibili, 3 figlie, anche loro a loro volta sposate, a loro volta hanno avuto 6 nipotini abbiamo, perciò vuol dire una vita che prosegue sempre costantemente nella gioia. Ma il Signore, meravigliosamente, una 20ina d'anni fa, ci ha detto: non è sufficiente tutto quello che avete, potete provare qualcosa di più grande, potete provare qualcosa che vi farà dire che peccato averlo scoperto così tardi. Che peccato il tempo passato prima, pur gioioso e pur felice. Sì, abbiamo incontrato il Signore. Abbiamo incontrato il Signore e parlerò al plurale, perché tutti e due abbiamo fatto questa esperienza. L'incontro con il Signore cambia la vita, la cambia radicalmente, la cambia in bene, si trasforma in amore, l'amore puro, l'amore senza confini, l'amore che è per tutti. Questo amore è andato via via facendoci vedere un cammino preciso ed è stato quello dell'adorazione. Il Signore si è presentato a noi, noi l'abbiamo conosciuto, abbiamo fatto esperienza e dopo di questo l'esperienza di adorarlo. Questa chiesa è stata all'origine della nostra viva vita con il Signore. Il Santissimo Esposto ci ha atteso qui per tanto tempo e ci accoglieva tutte le volte che noi venivamo per la nostra adorazione. E questa è stata veramente il culmine della felicità, il culmine della gioia, il culmine della condivisione. Anche perché quello che io e lui avevamo, con gioia, abbiamo portato fuori da questa chiesa, perché il Signore veniva proprio con noi. Ecco allora che le gioie non sono più soltanto tue, come avevamo visto ieri, ad esempio chi ha avuto la fortuna di essere qui ieri, come tanti di noi, abbiamo visto come la coscienza e la realtà di un Cristo vivo, di un Dio vivente nell'Eucaristia, il Dio vivente che noi vediamo qua, entra poi in noi e in noi trasforma il nostro io, ci dà la possibilità di conoscerci meglio, di sapere esattamente chi siamo e quello che dobbiamo fare. Ma questo poi, come diceva Michele, anche questo poi non è più sufficiente,
perché il Signore tanto ci ha dato gratuitamente e tanto dobbiamo dare gratuitamente a tutti. Ecco allora l'apertura della nostra casa per chiunque volesse venire a pregare, ecco l'apertura verso tutti coloro che si domandavano: ma cos'è successo nella vostra vita? Vi vediamo un po' diversi. E lì la gioia di testimoniare proprio, perché, come si diceva nel canto, essere poi testimoni e anche missionari, vale a dire nel camminare, nel portare quello che abbiamo scoperto, è sempre gioia, è sempre frutto proprio solo e soltanto del Signore. E questo abbiamo fatto, siamo diventati missionari dell'adorazione, cioè siamo diventati adoratori missionari dell'unità. Questo ci ha fatto